Elio, mi dici qual è il libro che piace di più ai lettori crotonesi? Sicuramente il premio Strega di quest'anno, 2024, il libro che le persone ci continuano a chiedere ogni giorno, ripetutamente, è il libro L'età fragile della Di Pietrantonio. Un libro interessante. Però, secondo te, è aumentato il numero di persone che vogliono leggere? D'estate certamente aumenta a dismisura, ci sono i turisti, ci sono i vacanzieri abituati a leggere sotto l'ombrellone, quindi d'estate si vende un po' di più sicuramente. E quando vengono i ragazzi giovanissimi, che cosa scelgono? Guarda, i giovanissimi ce ne sono tanti, ne vengono tanti in libreria. Oggi come oggi la libreria, la lettura nei ragazzi è aumentata tantissimo in quanto leggono i manga, i fumetti, quindi il settore fumetti è aumentato tantissimo con le vendite. Questo significa che c'è il livello della cultura sta crescendo? È un riavvicinamento alla lettura da parte dei ragazzi che li avevamo persi strada facendo qualche anno fa. Adesso sì, ci siamo avvicinati di più alla lettura. Quindi chi ha voglia di trascorrere un momento, diciamo, semplice, tranquillo, sereno, sceglie la lettura. Sotto l'ombrellone legge un libro. E tu che cosa stai leggendo? Io leggo romanzi, sto cominciando a leggere questa Età fragile della Di Pietrantonio, che è il primo campiello del 2024, e va bene, e leggiamo così. Quindi lo consigli questo libro? Sì, lo consiglio, vivamente.